Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show TV su YouTube. BikeShowTV.com è il sito ufficiale del primo canale del grande ciclismo. Scrivi a info@bikeshowtv.com. Amici di Bike Show TV, siamo all'ultima tappa, ci troviamo a Lucca e saranno 110 km di quest'ultima tappa con l'arrivo in centro a Firenze. Vedremo se assisteremo a una volata o a qualche arrivo in solitaria. Intanto ci divertiamo qua nel centro di Lucca. Ci vediamo dopo! Siamo con Rasa Le Levite. Rasa, com'è andato il giro? Eri sempre con le migliori? Sì, sono molto contenta perché sono rimasta con le migliori, anche in salita che non era tanto adatta a me, anche se non ci sono, ci sono tanti che non hanno partecipato al Giro Toscana, meglio per me. Ora andrai a fare il mondiale? Sì, parto giovedì. Com'è la condizione? Pensi di fare una buona prova? Sì, la gamba ce l'ho abbastanza buona. Ora finisco il Giro Toscano, faccio lo scarico e penso al mondiale, arrivare ai primi 10. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Nel centro storico ci troviamo in Piazza della Signoria, è un paesaggio davvero spettacolare, manca davvero poco per l'arrivo e il finale del 16° Giro di Toscana e noi siamo qua per assistere all'entusiasmante volata. Siamo con Giorgia Bronzini. Giorgia, è finito il Giro di Toscana, hai vinto la volata del gruppo, quindi la condizione è buona in vista anche dei mondiali? Sì, la condizione c'è, ho fatto questo giro per rifinirla, diciamo che si va là per fare meglio, l'Italia non ha mai deluso anche le volte che non abbiamo vinto, quindi penso che faremo vedere che in campo ci sarà l'Italia, poi speriamo per il meglio per ognuno di noi. La volata com'è stata? Ma questa volata qua ormai la conosco a occhi chiusi, sapevo che dovevo anticipare tutte, così ho fatto e ho vinto la volata di Firenze. Siamo con il vice sindaco e assessore dello sport di Firenze, una giornata davvero spettacolare, tantissima gente, tantissima emozione per questo grandissimo finale del 16° trofeo Giro di Toscana. Beh sì, 16ª edizione, grande successo di partecipazione, il clima ha retto fino alla fine, anche dal punto di vista agonistico un bel risultato, le italiane sono andate tutto sommato abbastanza bene, è una tappa di avvicinamento ai mondiali di ciclismo del 2013 che sarà l'appuntamento più importante sportivo mai
organizzato in Toscana. Non vorrei comunque dimenticare il fatto che per la prima volta i mondiali si terranno in Toscana. Sicuramente eventi come questo, come il Giro della Toscana, sono fondamentali per creare il terreno giusto, il clima ideale e accogliere nel migliore dei modi i grandi campioni delle due ruote di tutto il mondo. Quindi la Toscana è grande terra di ciclismo e l'appuntamento sarà per l'anno prossimo? Non c'è dubbio, abbiamo settembre dell'anno prossimo e settembre 2013, saranno due appuntamenti straordinariamente interessanti. L'obiettivo con Fanini e il suo team è di fare sempre meglio. L'arrivo a Firenze ovviamente dà prestigio a questo giro che dal punto di vista del ciclismo femminile è sicuramente tra i primi appuntamenti a livello internazionale. Vi saluto tutti e vi aspetto il prossimo anno sempre qui con l'arrivo in Piazza della Repubblica. Ciao, è un film! Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter.